Siamo con il presidente di IOM. Ecco, qual è il valore di questo censimento per voi? È un valore alto perché ci conferma una cosa che in realtà sapevamo, ma la delinea anche con numeri precisi e in crescita, e cioè ci dice che la sperimentazione è una caratteristica tipica e saliente dell'attività degli oncologi italiani. Praticamente un numero altissimo dei centri di oncologia in Italia, direi quasi la totalità, fa sperimentazione clinica. La criticità maggiore che emerge, che peraltro conoscevamo e che questa volta vediamo declinata sulle attività dei centri, è la riduzione della ricerca clinica indipendente. La ricerca clinica indipendente, quella promossa direttamente dagli oncologi, è un pezzo fondamentale del puzzle che serve a utilizzare al meglio i nuovi farmaci che ci arrivano grazie agli studi registrativi che portano l'Europa ad approvare un nuovo farmaco. Noi sappiamo che lì è iniziata la storia del farmaco, ma che il suo migliore uso è sicuramente ancora da esplorare, e questo è il compito della ricerca indipendente.